Spirit of Japan è un'esperienza d'arte immersiva ispirata alla straordinaria forza espressiva e dalla modernità dei maestri delle stampe giapponesi. Partendo da queste magnifiche opere, lo studio Danny Rose ha immaginato visioni suggestive e poetiche che invadono lo spazio e travolgono i visitatori. La messa in scena dinamica è pensata con un viaggio contemplativo in un Giappone che non esiste più, ma che continua ad affascinare. Il Giappone dell'immaginario comune, quello che geisce, dei samurai, degli spiriti, che prende origine dalle stampe giapponesi che iniziarono a circolare in Europa nella seconda metà del XIX secolo, quando si aprirono gli scambi commerciali tra l'Occidente ed il Giappone. Questa diffusione dell'arte giapponese ha avuto un impatto profondo sull'arte occidentale, influenzando non solo gli impressionisti e i pittori d'avanguardia come Van Gogh, Gauguin e Bonnard, ma anche le arti decorative, la musica e la danza. La musica ed il sound design sono una parte essenziale del progetto espositivo, frutto di un lavoro meticoloso e appassionato che rende l'esperienza dei visitatori ancora più suggestiva ed immersiva. Spirit of Japan ha inaugurato l'apertura del Kodokawa Museum a Tokyo, dello spazio immersivo Inside a Shanghai ed è attualmente esposto a Montreal, in Canada, ed è stato visto da più di 3 milioni di persone. Ukiyo-e è il termine giapponese usato per descrivere le immagini delle stampe che ritraggono la vita quotidiana e lo spettacolo della natura e si traduce come immagini del mondo fluttuante. È un termine legato alla nazione buddista dell'impermanenza di tutte le cose ed è stato ironicamente utilizzato nel XVII secolo per descrivere le immagini dei momenti di spensieratezza della vita quotidiana. L'ukiyo-e è un movimento artistico giapponese del periodo Edo, iniziato nel XVII secolo e durato fino al XIX, che vide protagonisti artisti famosi come Hokusai e meno noti come Kuniyoshi, Utamaro e Kunisada. Spirit of Japan comprende più di 400 opere dei più importanti maestri dell'ukiyo-e provenienti da 20 musei di tutto il mondo. Thank you.